L'Associazione Sportiva Dilettantistica Trapani Baskin annuncia l'apertura ufficiale degli allenamenti presso la palestra della scuola Umberto di Trapani. Questo segna l'inizio di un capitolo emozionante per la nuova associazione e per la comunità locale. In questo giorno speciale, non solo si è dato il benvenuto agli atleti, ma si è celebrato l'avvio di un'esperienza che va ben oltre il semplice gioco sul campo. La missione va oltre la vittoria e l'eccellenza sportiva. Si tratta di costruire legami e di promuovere l'inclusione sportiva e sociale. Buonasera a tutti, mi chiamo Battiata Anna, sono presidente dell'SD Trapani Baskin. Mi trovo presso le scuole Umberto e oggi finalmente abbiamo potuto inaugurare l'apertura e la presentazione delle nostre discipline. E oggi abbiamo classificato i ruoli degli atleti di Baskin e infatti momentaneamente stanno ancora giocando in palestra. E abbiamo avuto ragazzi normodotati e ragazzi con disabilità ed è veramente bello vedere che si è composta finalmente una squadra e quindi dalla prossima settimana in poi apriremo con gli allenamenti suddivisi in fasce d'età under 14 e over 14. Sono felicissima di fare parte di questo meraviglioso, bellissimo progetto che vede coinvolti i ragazzi ovviamente poco abili e gli stiamo dando quella cosa che dovrebbe essere la normalità, lo sport. Lo sport è come può essere altro, quindi dare proprio uno spazio a loro per integrarli il più possibile e soprattutto aiutarli in questa società ad essere normali, come è giusto che sia. Quindi questo. Bertale, come ti sembra l'atmosfera qui? Che te ne pare? Gioioso, c'è un buon clima di amicizia, si sta bene. Insomma. E come lo sport, il basket? Ancora stiamo cominciando adesso, però è uno sport interessante. Mi trovo davvero bene, guarda caso siamo al primo giorno, perché ci sono anche dei miei vecchi conoscenti, ad esempio Francesco, Paolo, no, veramente Paolo non c'era, però comunque è un amico di mio padre, perciò mi fido e perciò speriamo di riuscire al meglio di fare questa partitella di prova e questo.